Hakuna Matata ragazzi, ben ritrovati dal vostro Rich Gamer 89. Siamo tornati qua in un nuovo episodio su Fall Guys. Subito un bel pollicino in su per il vostro Rich Gamer 89. Vi ricordo di lasciare un bel pollicino in su, come ho detto 2 secondi e mezzo fa, perché mi sono sbagliato. Regà, qui sotto in descrizione trovate il referral link di Instant Gaming e di Amazon. In più vi volevo ricordare che in questo momento su Instant Gaming c'è un giveaway, cioè praticamente un concorso, un contest, un giveaway completamente gratuito per tutti quanti voi. Che ne so, volete vincere Fall Guys? Andate su questo giveaway, scrivete Fall Guys e partecipate. Facile, facilissimo, è un modo per ringraziarvi che mi seguite sempre e per promuovere Instant Gaming, che è ottimo per acquistare giochi. Mi stavo facendo un outfit, ho comprato Alyx leggendaria e mi volevo comprare questi pantaloncini, ma abbiamo 4 corone, quindi oggi dobbiamo provare a fare la quinta corona. Non sarà facile. So che hanno fatto degli aggiornamenti, hanno messo le mappe un pochino più randomiche, alcune sono molto più semplici, alcune no. Vediamo un attimo. Tra l'altro hanno anche sistemato la cosa hacker, da quello che ho capito. Insomma, qualche cosetta hanno fatto. Ah, ragazzi, e dopo un miracolo siamo riusciti a trovare una partita. Ora, o hanno cambiato anche leggermente il matchmaking, oppure no. Tra l'altro siamo stati molto sfortunati perché ci è capitata la prima versione di questa mappa. Eccoci qua, perché qua ho visto ovviamente alcuni trucchetti che sono molto interessanti, come buttarsi qua e poi fare lo scemo. Niente, non ci sono riuscito, ragazzi. Per favore, sempre con calma, spingiamo. Vai, 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 così, così, ce ne potremmo andare qua, ed eccolo, è uno dei primi. Prima palla superata, seconda palla superata, terza palla superata, quarta palla superata, quinta e sesta. Adesso mi sembra che se tu vai tutto a destra, comunque ci prendi schiaffi uguale. E signori, primo! Qualificazione primo! Primo turno l'abbiamo passato, per fortuna hanno capito che dovevano far arrivare i cosini di gomma fino a bordo, ma meno male. Eccolo qua, seconda DCX Outplay Race Navigator Position. Che non avete capito. Vediamo un po' se hanno cambiato qualche cuscia. Sì, hanno cambiato qualche cuscia, hanno messo qualche palla, un martello che gira, però è un po' buggato. A few moments later. Solamente 29 qualificati, sono pochi, raga, eh? Sono pochi, ve lo dico. Intanto ragazzi, è inutile saltare. Cioè, prima saltavamo perché eravamo dei fessacchioni, ma vi devo dire che non serve a niente. Vai. Guarda quello come salta. Quello con la skin uguale alla mia, per farvi capire. Lasciamo così, sperando che non arrivi nessuna palla incoming. Quello è molto bravino, eh. Quindi, queste palle, vabbè, io, allora, quando il gioco fa così diventa tutto molto interessante, perché quando vedo che il personaggio non mi salta ho sempre delle brutte. L'allero! Dai, ce la dovrei fare, ce la dovrei fare. Beh, easy 29esimo quasi, però non mi ha saltato il gioco. Vabbè, quando vedo che è un po' scemetto ho brutti presentimenti. Secondo me quando uno è destinato a vincere, il giocatore gli fa, è un pochino più resistente. Il mio mi sembrava un po' così moscio, per dire. Oh, Block Party. Non so se l'hanno aggiornato, ma questo dovrebbe diventare molto, molto più difficile. Ma vediamo un po' se hanno aggiornato oppure no. Secondo me no, vi dico. Se vi devo dire la verità, mi sembra anche un pochino più lento, se proprio dovessi dirvela tutta, eh. Gallina? Che cosa abbracci gli altri? Aia. Ragazzi, ma per quale motivo? Io sono una ballerina bellissima, lasciatemi perdere. Che emozione! Tant'è vero che mai nessuno viene eliminato, cioè in pochissimi. In pochissimi. Vedete come va il mio player? È un po' scemotto, c'è da dirlo. Anche se mi body bloccano, io non capisco. Niente, il mio vola malissimo. Se potete evitare di darmi un abbraccio, che non voglio essere abbracciato da voi. Perché ogni tanto c'è qualcuno che ci prova ad abbracciare. Vedete, raga, il mio cade? Ci avete fatto caso? Dai, bravi, bravi. Guarda quello dog è rimasto mio pe. Ho brutti presentimenti, raga. Se è 11 è quello là. Ancora siamo tanti. È normale, 3, 6, 9. Siamo troppi.
Raga, dobbiamo spingere. Siamo una squadra rossa, ce la dobbiamo fare. Vai, mela, vai. Ragazzi, sono da solo con la mela a spingere. Adesso io non vorrei dire. Dobbiamo spingere, raga. Vai, 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 vai. Come una vera squadra. Come una vera squadra, ragazzi. Se siamo bloccati come avevamo fatto, non si sa. Ci stanno i gialli e stanno al 50%, raga. Sono bravissimi. Dai, dai, ci stanno anche i blu che comunque tendono ad avere problemi. Dai, dai, dai. Ragazzi, però voi non siete capaci di giocare, io ve lo dico. Ok, non so come sia possibile che i blu siano al 31. Dobbiamo spingere, raga. Dobbiamo superare questa zona. Dobbiamo superare questa zona, raga. Ottimo, ottimo. Adesso è in discesa. 43%. Raga, raga, raga. Ma non è che a me mi va bene. La vedo brutta. La vedo bruttissima. Raga, voi bloccate, eh. Oh, e te devi finire, devi. E niente, come facciamo? Come facciamo? Loro non capiscono. Loro non capiscono che dobbiamo bloccare. Dai, che sono solo in due, tra l'altro. Regà, dovete andare dietro la palla. E niente, regà, non ce la facciamo. Tanto te pare che devo sempre perdere per colpa della squadra, regà. Non c'è niente da fare. Non c'è niente da fare. Ma come si fa a giocare a un gioco e si perde per colpa degli altri? Cioè, nel senso, no, è un gioco singolo. Lasciamelo singolo. Non me... Qui se parti ultimo come so io è difficilissimo arrivare. Difficilissimo arrivare, raga. Vedete, il mio personaggio è sempre per terra. Ma sempre. Mi sembra un po' bagatella, nel senso che sta sempre per terra. Ma tanto è inutile che adesso io vado. A meno che non faccio così. Ok, vado qua. Vai, 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 vai. Ok, perfetto. Ottimo, ottimo. Proseguiamo su questa strada che ci piace. No, ragazzi, occhio. Ragazzi, occhio, dobbiamo fare il bilanciamento. Raga, il bilanciamento. Ragazzi, il bilanciamento. Ragazzi, raga. Vabbè. Ragazzi, io guardate, veramente. Cioè, guarda che roba. Cioè, non capiscono. Non capiscono. Sono malati. Hanno dei problemi. Dai, che forse riesco pure. Mamma mia, che difficoltà. Easy 43esimo praticamente. Cioè 38esimo, ma easy 43esimo. Che mappa brutta questa. Se parti dietro è finita, raga. Cioè non... Hit Parade la conosciamo, quindi non ci dovrebbero essere troppi problemi. Chissà se è quella nuova o quella vecchia. Tutto sta a farlo fatto bene, perché se va qua, se fa così, se fa così, e tu arrivi avanti a tutti, giusto? E a un certo punto incominci a fare di questo. Io non so perché sono un po' in ritardo, eh. Ah, olè, le, 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 le. Vedete, qua è più interessante adesso fare questo. Comunque, raga, primo senza ombra di dubbio. Vediamo quanti ne rimangono. 31. Oddio, il rollout. Ma veramente di una noia. Cioè, almeno su quello là delle bilance, sai, uno se incavola. Questo mi annoia. Mi annoia. Allora, ne vogliono eliminare 13, che sono tanti, effettivamente. Sono tanti. Però, vi dico, mi annoio un po'. Al centrale non dovrei mai rimanere. Mai. Me la fa casca a me, è cascato lui. Ma pensa quanto sei matto. Sapete che il blu lo vedo bello difficile. Ma mi sa che l'hanno potenziati? Probabilmente sì, sono contento. L'hanno reso un pochino più difficile. Meno male. Capirai, fatto così, infatti la gente muore molto di più. Stavo vedendo. Cioè, è normale, no? Ma potrei rischiare. Ma rischiamo, se la cavita a mozzico. Il giallo corre un botto. Dai, manca l'ultimo. Dai, è così. L'hanno intensificato, è più difficile, sono contento. Qualche miglioramento l'hanno fatto, dai. Perché hanno quittato, capito? Non è che è morto uno solo, è che semplicemente hanno quittato. Siamo 18. Sì. Sì. E ritorniamo al discorso di prima. Ragazzi, voglio un lavoro di squadra pulito, eh. Cerchiamo di prendere quelle d'oro. Anzi, sai che c'è, ma contento. Bravo.
Si vede che sentivo un gamma. Ok. Via, 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 via. Cerchiamo di prendere più uova possibili. Poi andiamo a litigare per i gialli. Vai, raga, però occhio, 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 occhio a quello che famo. Occhio a quello che famo. Raga, ma vede, ma io vi dico. Ma guarda questo. Via, lasciami, ma lasciami. Io mi giuro, raga, non lo so. Ok. Adesso io qua blocco tutti. Adesso vi bob blocco tutti. Allora, ragazzi, siamo pelo pelo. Adesso vai dentro quello. Vai dentro quello. Un giallo ci ha portato via. Te devi sta fermo con sto. Se siamo capiti forse. Non è proprio roba. Lasciami stare, rosso! Ma sei matto? Ma che fai? Ah, che bravo! Vieni, rosso, vieni. Bravo. Metti dentro sto, dai. Bravi, così vi volemo. Vi dovete disintegrare fra di voi. Io, se ero i rossi, mi sarei chiuso a catorcio, raga. A catorcio. Ragazzi, ma voi se li fate arrabbiare, questi poi se incacchiano. Bravissimi, ragazzi. Ma bravissimi. Guarda lo tocca. Ma come fa? È simpaticissimo. Arriva. Vabbè, viene con ste cavolo di ova, no? Mi fa morire dalle risate. Bravo dog, bravo. rimaniamo in 12, raga. Ah, in 11. Gop the Mountain. Gop the Mountain. Se parto primo ce la potrei fare. Ci può sta, eh. Questa gira bene. Immaginavo. Raga, non ci sta di benissimo, eh. No, vabbè, ma quella palla che se... vabbè, raga, l'ho giocata al meglio di che potevo, eh. Veramente l'ho giocata al meglio di che potevo. Madonna, me l'hanno reso molto più difficile. E chi? Che roba? Dai, togliete! Ma non mi fa passare! No, ma uno l'hanno resa molto più difficile e mi va bene, però... Quella palla che ha passato in mezzo, raga, mi sembra un po' una cattiveria... Signori, spero che il video vi sia piaciuto. Se fosse così, mi raccomando, pollicino in su, commentate, condividete se non siete iscritti, iscrivetevi al prossimo appuntamento con il vostro CM89. Adesso io continuo a registrare. Guardate il giveaway importantissimo, che è gratuito. Altri due link qua, pazzeschi. Vi voglio bene. Ciao, raga. Ma dimmi, Dio.